Bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di TRMH 24. È caos nell'amministrazione di Brindisi, dove a seguito di una crisi politica il sindaco Marchionna ha ritirato le deleghe dei suoi assessori, azzerando di fatto la giunta. Vediamo il servizio. Bufera nella maggioranza al comune di Brindisi, dove il primo cittadino Pino Marchionna ha azzerato la giunta dopo la richiesta avanzata da ben 19 consiglieri comunali della sua maggioranza. E dunque deleghe revocate ai suoi assessori per il sindaco sostenuto da una coalizione di centrodestra, al termine di una serie di incontri tra i partiti dai quali non è emersa alcuna sintesi politica su come affrontare la fase di crisi. Crisi che sarebbe riconducibile ad uno scollamento fra la giunta e i gruppi consigliari, che avrebbero lamentato uno scarso coinvolgimento nelle iniziative dell'organizzazione. Ormai ex esecutivo. Spero, ha spiegato il sindaco, di poter risolvere la crisi in pochi giorni, già entro questa settimana, anche un po' prima. Ho escluso le mie dimissioni, ha aggiunto, perché il rapporto con i partiti e i gruppi consigliari è molto sereno e ragionevole. Ci sono delle posizioni politiche forti che vanno considerate e sintetizzate. In questo momento l'ipotesi principale è quella di fondare la nuova giunta sulla stessa maggioranza e sulle stesse caratteristiche che hanno definito il varo della prima squadra di governo, con il perimetro della maggioranza che rimarrà sempre lo stesso, concluso Marchionna. Una svolta che ha suscitato subito la reazione del Partito Democratico brindisino, che in una nota sottolinea: l'azzeramento della giunta comunale ad un anno dall'insediamento dell'amministrazione Marchionna rappresenta l'ennesima farsa della compagine di centrodestra cittadino. Una mossa che arriva dopo un indegno tira e molla di oltre 3 settimane, che ha fatto perdere tempo prezioso e ha dimostrato la totale inadeguatezza dell'attuale amministrazione nel fronteggiare le molteplici problematiche della nostra città. I Dem puntano il dito contro un'instabilità che, a loro dire, avrà come principali vittime i dipendenti della Brindisi Multiservizio, da mesi in attesa di un piano industriale per il proprio futuro. E ancora le vertenze occupazionali del comparto produttivo, i cittadini che continueranno a non avere attenzione a partire dalla mancata programmazione dell'estate brindisina, con conseguenze disastrose per l'economia locale, che si basa anche sul turismo degli eventi culturali e ricreativi, concludono. E uno dei principali temi di attualità politica è quello sull'autonomia differenziata. Mentre il fronte del no si compatta, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha spiegato perché la Regione Puglia, appunto, sarà una delle 5 regioni italiane a promuovere il referendum abrogativo su una legge che ha definito un disastro per il Paese. Una guerra di tutti contro tutti, una scelta sbagliata che spinge i territori più sviluppati e frena quelli meno sviluppati, senza criteri di perequazione. Mentre il fronte del no alla legge sull'autonomia differenziata si allarga, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, spiega perché proprio la Puglia sarà una delle 5 regioni italiane destinate a promuovere il referendum abrogativo per bloccare la norma entrata in vigore lo scorso 26 giugno, dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati. Il referendum abrogativo è una strada ovviamente resa molto complessa dalla furbizia del ministro Calderoni, e quindi noi ci auguriamo che il quesito sia così semplice e così chiaro, e lo stiamo definendo in queste ore col Partito Democratico e con le 5 regioni che sono tra virgolette all'opposizione del governo, da consentire alla Corte Costituzionale di ammettere il referendum. Intervistato dal sito fanpage.it, a margine del forum in masseria organizzato a Manduria dal giornalista Bruno Vespa, il governatore evidenzia i limiti della legge voluta dal ministro Roberto Calderoli. Per Emiliano il divario fra nord e sud del paese aumenterà immediatamente, consumando quello che lui stesso definisce un disastro non solo per il Mezzogiorno ma per tutta l'Italia. Il governatore evidenzia che far saltare il meccanismo di solidarietà reciproca significa che il tricolore non ha più senso e che l'unità d'Italia non ha più alcun significato, un risultato questo che contrasta con la Costituzione. Emiliano evidenzia anche alcune possibili conseguenze dell'autonomia differenziata. Una impatta immediatamente sul diritto alla salute, perché secondo il governatore pugliese la legge consentirà a una regione come la Lombardia di sottrarre ai territori del sud i medici o gli insegnanti migliori, pagandoli di più grazie alla possibilità di introdurre una contrattazione integrativa a livello territoriale. Nel frattempo il no alla legge Calderoli si compatta. Oltre alla raccolta firme per indire
il referendum abrogativo sono necessarie 500.000 adesioni entro settembre. La mobilitazione passa dunque anche da 5 regioni che entro questo mese dovrebbero formalizzare la richiesta di referendum contro la riforma. Si parte oggi con la Campania, martedì toccherà l'Emilia-Romagna, poi Sardegna, Puglia e Toscana. E per aggirare l'ostacolo della possibile inammissibilità insieme al quesito abrogativo vero e proprio, si sta consolidando l'ipotesi di un secondo quesito che andrebbe a incidere in modo selettivo su alcuni contenuti della norma e sui livelli essenziali di prestazioni. Ex Ilva adesso, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha svelato l'interessamento di un'azienda canadese per il siderurgico di Taranto. Intanto il comune ha presentato al TAR di Lecce una richiesta per sbloccare un'ordinanza comunale sul caso benzene. Ripristinare l'ordinanza per il fermo dell'ex Ilva per le emissioni di benzene. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva raccomandato la sospensione dell'impianto siderurgico in caso di pericoli per l'ambiente e la salute umana, il Comune di Taranto ha presentato al TAR di Lecce la richiesta di riavvio del procedimento relativo all'ordinanza firmata dal sindaco Rinaldo Melucci il 22 maggio del 2023, con cui il primo cittadino ionico imponeva il fermo dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva in mancanza di interventi sulla riduzione di benzene. L'ordinanza fu sospesa dal TAR di Lecce in seguito al ricorso di Acciaierie d'Italia. Nel frattempo, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha svelato l'interesse di un'azienda canadese per l'ex Ilva. Sarebbe il quarto pretendente. Finora a farsi avanti erano state le indiane Vulcan Green Steel e Steel Mont, oltre che il gruppo ucraino-olandese Metinvest. Tutte e tre a giugno hanno già visitato gli stabilimenti dell'ex Ilva, confermando poi il loro interesse. Intanto i sindacati tornano a chiedere un confronto nelle sedi istituzionali. In queste ore un profluvio di dichiarazioni sull'ex Ilva non corrisponde alla realtà dei fatti e la denuncia della FIOM CGL, per la quale è il momento che il confronto negoziale si tenga nelle sedi istituzionali opportune, a partire dalla convocazione del tavolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come richiesto unitariamente dai sindacati. FIM, FIOM, WILM avevano avanzato la richiesta molti giorni fa, proponendo al ministro Urso di convocare un tavolo per affrontare il tema della siderurgia nazionale ed europea del suo complesso. Le famiglie di Bari dal prossimo anno pagheranno dai 20 ai 50 euro in più per la Tari. La delibera è stata approvata quest'oggi in quello che è stato di fatto l'ultimo consiglio comunale per il sindaco uscente Antonio De Caro. L'ultimo atto di Antonio De Caro come sindaco di Bari è stata la presentazione in consiglio comunale della delibera destinata ad aumentare la Tari del 13,3% per un totale di massimo 50 euro a famiglia ogni anno. Il sindaco, che ufficialmente passerà la fascia tricolore al suo successore Vito Leccese domani pomeriggio, difende il provvedimento spiegando che la stangata non riguarda solo la Puglia ma molti altri territori. L'ultimo consiglio comunale dell'era De Caro ha approvato il provvedimento con 22 voti favorevoli e 6 contrari, respingendo l'ordine del giorno presentato dall'opposizione, con il quale veniva proposto di compensare l'aumento utilizzando sia i proventi della lotta all'evasione sia parte della tassa di soggiorno entrata in vigore nel capoluogo pugliese lo scorso 1 ottobre. Nel frattempo è andato in scena un flash mob di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia per denunciare un aumento che, dicono, è destinato a impattare sulle tasche dei baresi. De Caro in aula ha spiegato le ragioni del no, chiarendo che la compensazione della Tari potrebbe arrivare in un secondo momento. L'ormai quasi ex sindaco ha inoltre riassunto i progressi fatti dalla città con la raccolta porta a porta dei rifiuti. Il servizio, ha detto, ha raggiunto la soglia del 65% nei quartieri nei quali è stato attivato, in attesa di estenderlo a Sant'Anna entro la fine dell'anno. E di fatto quello di oggi è stato l'ultimo consiglio comunale per Antonio De Caro. Da domani il suo posto lo prenderà Vito Leccese. Domani pomeriggio è previsto l'insediamento. Intanto Vito Leccese ha criticato il servizio di igiene urbana, evidenziando come la città sia più sporca. Leccese proprio oggi ha incontrato i vertici di Amiu Puglia, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, chiarendo che non è possibile andare avanti così, viste le numerose segnalazioni da lui stesso raccolte in merito ai disservizi dell'azienda, e che è necessario stabilire
stabilire le priorità del servizio, rendendolo più efficiente, in modo da migliorare le prestazioni e rendere più pulite strade e luoghi di aggregazione della città. Lecce si è discusso anche del servizio di raccolta porta a porta degli esercizi commerciali e dell'avvio dello stesso servizio a Torre a Mare. All'ordine del giorno anche il potenziamento dello spazzamento e l'istituzione dell'operatore ecologico di quartiere. Un'altra notizia, i consiglieri regionali Fabiano Amati, commissario di Azione in Puglia, e Paolo Campo, capogruppo del Partito Democratico, hanno annunciato di aver depositato una proposta di legge regionale per fronteggiare le tentazioni di abrogare il decreto Lorenzin sull'obbligo vaccinale dei minori e qualsiasi iniziativa dello stesso segno che chiunque dovesse intraprendere in futuro. Per cui, se non ci sarà una legge statale, hanno dichiarato, scatterà la legge regionale. Tutto ciò, secondo i promotori, assicurerà alla salute i bambini pugliesi ed eviterà, almeno per la Puglia, clamorosi ritorni al passato. L'ASL di Foggia adesso che apre al reclutamento di nuovi medici per assicurare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare i ritardi nelle liste d'attesa. Le liste d'attesa, i cortocircuiti nell'assistenza sanitaria, la richiesta a gran voce del potenziamento della medicina territoriale. Sono facce di una stessa medaglia che fanno il paio con la cronica carenza di personale medico su molti territori, anche quelli pugliesi e della Capitanata in particolare. Ora la ASL di Foggia recluta medici specializzandi e medici laureati per il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo. Obiettivi: rafforzare gli organici e nello stesso tempo garantire la continuità assistenziale, assicurare i livelli essenziali di assistenza, evitare disservizi e disagi all'utenza, nonché ridurre proprio le liste di attesa. Possono inoltrare domanda di partecipazione sia i medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, sia i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Le assunzioni trovano giustificazione nel decreto legge del 2020 che prevede la possibilità di bandire apposite manifestazioni di interesse per assicurare urgenti e inderogabili esigenze di carattere organizzativo e assistenziale. Tutto questo mentre sulle ASL che hanno sforato il tetto di spesa e quindi anche su quella di Foggia resta sospeso il cambio dei direttori generali. Sarà mannaia, rotazione o eccezione alla norma del Consiglio regionale pugliese. La cronaca adesso ci porta in provincia di Lecce, dove una turista spagnola è stata investita mentre era in bici da un'auto guidata da un 81enne lungo la strada provinciale nelle vicinanze di Frigole, in provincia di Lecce appunto. La 31enne è in coma, la ragazza è ricoverata in gravi condizioni appunto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'uomo a bordo della vettura è invece illeso. Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale, la donna stava uscendo da una strada sterrata quando avrebbe impattato con l'auto. Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato di 33 anni che la seguiva poco distante. L'anziano, che dopo l'impatto si è fermato a soccorrere la ragazza, è risultato negativo all'alcol test. E un incendio è divampato questa mattina in un ex mobilificio in ristrutturazione a Biceglie, nel nord barese. Un operaio è rimasto intossicato e ha dovuto ricorrere alle cure del 118 dopo aver inalato del fumo provocato dal rogo. Le sue condizioni sono buone, le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno bruciato materiale di risulta in via di smaltimento che si trovava all'esterno dell'immobile e una parte esigua interna della struttura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Continuano i lavori lungo le strade di Talsano. Il progetto, finanziato tramite i fondi del PNRR, garantiranno una migliore distribuzione dell'acqua nel Tarantino. Un intervento mirato per migliorare l'efficienza della rete idrica nel Tarantino, ammodernandola e rendendola sempre più digitale e di conseguenza più efficiente. I lavori svolti lungo le strade di Talsano, località nel cuore del distretto del capoluogo ionico, permetteranno un ampliamento della rete idrica con nuove condotte che miglioreranno la distribuzione dell'acqua nelle zone limitrofe. Un progetto reso possibile grazie ai 4,4 milioni di euro derivanti dai fondi
del PNRR e dal prezioso impegno dell'acquedotto pugliese. I lavori partiti da via Leporano e che proseguiranno per oltre 8 km con nuove pose e sostituzioni di tubature porteranno dunque dei miglioramenti tangibili nella vita quotidiana delle persone. È stato un lavoro apprezzato dalla cittadinanza perché l'aspettava da oltre 40 anni, quindi abbiamo avuto molti consensi, questa è una cosa molto positiva sul territorio. Stiamo migliorando anche perché poi vedrete che i ripristini che verranno effettuati a regola d'arte, quindi la gente sicuramente rimarrà contenta, così come in tutta la città di Taranto e non solo. I progetti per il miglioramento della rete idrica non si fermeranno qui, ci sono infatti nuovi interventi in vista per la città di Taranto, ma non solo. In pratica la pulizia del tronco fognario a Taranto di 12 milioni di euro, questo è un intervento epocale voluto fortemente dalla città di Taranto, così come è stata fatta anche a Bari, e quindi poi sicuramente con questa pulizia dei tronchi fognari poi ci sarà la divisione da fogna bianca a fogna nera, anche perché come sapete benissimo Taranto è composta da fogna mista. Il mare di Policoro si è meritato la bandiera blu, oggi c'è stata la consegna di questo riconoscimento. Policoro, l'evento ufficiale per la celebrazione della bandiera blu 2024, sabato, in Piazza Italia, sul lungomare destro. Un momento che per il nono anno consecutivo ha voluto celebrare l'importante riconoscimento, ma soprattutto il percorso che l'antica Eracleia sta portando avanti da tempo per la valorizzazione del Mare Nostrum e dei servizi ad esso connessi. Tra i protagonisti presente anche l'associazione Onlus Anfas con i suoi ragazzi speciali. Sono stati loro a consegnare sulle note di Freedom la bandiera blu. L'amministrazione comunale ha voluto organizzare il momento ribadendo l'impegno a favore dell'inclusione anche per evidenziare il primato in Basilicata come primo comune ad aver ottenuto la cosiddetta bandiera lilla. Ad animare l'appuntamento anche una street band. Inizia così ufficialmente l'estate di Policoro. La bandiera blu è un interesse che abbiamo come territorio, perché avere la bandiera blu come comunità è cosa importante, ma avere la bandiera blu come territorio, quindi tutti i comuni della costa, significa aver fatto un salto di qualità dal punto di vista del brand turistico, dell'immagine del nostro territorio. Fino a fine ottobre chi camminerà per le strade di Polignano a Mare potrà incappare in alcune altalene in bronzo. Vediamo di cosa si tratta. Restare a bocca aperta e non toccare, ammirare, perché no sognare con lo sguardo rivolto al mare. A Polignano a Mare sono le altalene realizzate dall'artista brindisino Francesco Arena, a cui è stato assegnato il premio Pascali dall'omonima fondazione. In occasione della mostra diffusa 30 altalene, sono state piazzate in 30 punti diversi della città, non solo quelli più turistici. Una mostra a cielo aperto, rendendo la città di Polignano a Mare un museo diffuso. E sono le opere di Francesco Arena, che è l'artista vincitore della 26esima edizione del premio Pino Pascali. Sono 30 sculture posizionate in 16 posti differenti della città, dall'estremità nord all'estremità sud, da San Vito a Portalga. Ogni altalena in bronzo, che è il materiale tipico della scultura monumentale, reca su di sé delle incisioni che sono aforismi di critici, poeti, filosofi che hanno prestato all'artista e regalato delle frasi per le altalene, per queste altalene e per gli spazi in cui sono collocate. Il gioco non è l'altalena, ma è una sorta di caccia al tesoro di queste frasi, perché non sono scritte da nessuna parte se non sulle altalene, per cui c'è una mappa, ogni altalena è dotata di un codice QR che si può scansionare rivelando la posizione di tutte le altalene, e così si può fare un tour per vedere la mostra a metà tra arte e letteratura in bronzo. Questo evento è stato fatto in collaborazione con il Festival Il Libro Possibile. La mostra noi vogliamo tenerla aperta fino al 13 ottobre, mantenendo il più possibile
tutte e 30 le altalene nei vari luoghi. Uno scambio di idee sul futuro delle industrie culturali. Nel castello di Barletta, una 2 giorni con l'ex ministro della cultura del Montenegro. Raccogliere le esigenze e le riflessioni su un tema di estrema importanza, quale la formazione di figure professionali della produzione e del management culturale pugliese. E l'obiettivo del seminario organizzato nella sala conferenze del Castello di Barletta il 5 e 6 luglio. Ospite della prima giornata il regista e produttore Janko Ljubomović, attualmente professore e coordinatore della Facoltà di Arti Drammatiche presso l'Università del Montenegro ed ex ministro della cultura del proprio paese. Ljubomović ha illustrato le proprie idee sullo stato attuale delle associazioni culturali e sulle maestranze da formare per il futuro davanti a un nutrito pubblico di addetti ai lavori. Il mio lavoro consiste in un lavoro teorico e pratico. Sono felice di condividere la mia esperienza con i colleghi italiani e la comunità italiana pugliese. I ragazzi del gruppo sono giovani e professionisti che arrivano da sistemi teatrali diversi in Puglia. L'ex ministro rappresenta una delle figure più importanti nell'ambito culturale balcanico e pugliese. Janko Ljubomović è una figura molto importante nello scenario del teatro mitteleuropeo, come si diceva una volta. È una figura molto conosciuta tra il nord dell'Italia, l'Austria, Ungheria e tutta l'area dei Balcani. L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto Univalence, finanziato dal programma interregionale IPA South Adriatic 2021-2027. Il programma, organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune di Barletta e il Teatro Fantasia, ha previsto 2 sessioni di laboratori. Il progetto si inserisce nello scenario della cooperazione europea, è finanziato dal programma South Adriatic, che è un programma che coinvolge 2 regioni italiane, il Molise e la Puglia, e 2 nazioni in via di adesione, il Montenegro e l'Albania. A Matera adesso con l'Ottavario si concludono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna. Anche quest'anno la vita di Maria ha illuminato il cuore antico della città di Matera, il rione Sassi. Nella serata di domenica 7 luglio, infatti, ampia partecipazione della comunità materana per la processione di Maria Santissima della Bruna in occasione della conclusione dell'Ottavario per la Festa della Bruna. Lungo il percorso della processione spazio anche alla novità annuale, infatti sono state visionate le installazioni relative agli 8 cubi artistici raffiguranti gli episodi della vita di Maria. La serata si è conclusa con la magia dei fuochi pirotecnici avvenuta nella splendida cornice della Murgia Materana. Lunedì 8 luglio invece è gremita la Basilica Cattedrale per la Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti in onore della patrona. Sono stati questi gli ultimi momenti della Festa della Bruna 2024, un'occasione per il presidente del Comitato dei Festeggiamenti Bruno Caiella di fare un bilancio della 634esima edizione. A mio avviso i festeggiamenti sono stati abbastanza grandiosi. Quest'anno abbiamo registrato 2 grandi risultati, il ritorno dei fuochi della processione dei pastori, non al chiuso ma liberi, grazie a una relazione che si è intrecciata tra l'associazione e gli organi preposti. Siamo riusciti ad ottenere quanto faceva parte della tradizione materana, e anche per i fuochi serali si è tornati a sparare su Murgia Timone. Cerchiamo veramente di essere più corretti, non fare voli pindalici, mi riferisco a quanto è accaduto alla sera del 2, 2 giovani hanno tentato di fare cose che non hanno nessun senso e non hanno una logica civile, perché mettiamo a rischio così la continuità della Festa della Bruna. Sport, il Bari ha presentato le magliette della prossima stagione, in conferenza stampa c'era anche il presidente Luigi De Laurentiis. Il Bari sta per accelerare sul mercato. Il presidente Luigi De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove magliette, ha annunciato l'arrivo di altri 3 o 4 giocatori entro questa settimana, in modo da consentire a Mister Longo di lavorare in ritiro con buona parte della rosa definitiva. Oltre a Favasuli, che ovviamente avete
visto arrivare. Ci saranno credo 3 o 4, a seconda ovviamente della accelerata che stiamo attuando proprio oggi, domani, dopodomani. Ci stiamo sbrigando intanto per avere, come dire, per poter dare al mister dei giocatori in più che serviranno proprio ad avere un ritiro abbastanza, diciamo, concreto. Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di Anthony Partipilo, attaccante del Parma nato a Bari, che vorrebbe tornare a casa. L'interesse c'è, ma la trattativa non è semplice. Mi piace, vedremo. Come ho spiegato prima, adesso il mercato, diciamo, pensano di essere tutti delle Ferrari. Vediamo quando scenderanno da questi piedistalli folli, però questo fa parte del mercato. Giorno 1 costo tantissimo, poi a un certo punto dicono ma però magari vorrei venirci lo stesso e vengo alle cifre giuste. Chi arriverà indosserà le nuove magliette che si ispirano alla città e ai suoi tesori nascosti, con i dettagli che richiamano mosaici e decorazioni presenti nella cattedrale e nella basilica di Bari. Le divise sono frutto della nuova partnership con RA, che torna a vestire i biancorossi. La palla adesso passa al direttore sportivo Magalini. Il suo predecessore, Ciro Polito, intanto da Catanzaro si è lanciato in frasi autocelebrative, prendendosi il merito della salvezza. De Laurentiis lo ridimensiona così. Non ho nessuna risposta rispetto a ciò che lui abbia detto, posso soltanto rettificare che secondo me il mio pensiero è più un lavoro di squadra. Se poi lui ha voluto, come dire, citarsi come l'unico vero responsabile, forse è un po' too much. Sempre di attualità in casa Bari il tema della multiproprietà. Il numero uno biancorosso ha lasciato ancora una volta una porta aperta a nuovi soci. Se arrivasse sarà soltanto un rafforzamento in più di economie che ci porteranno a puntare sempre più in alto, ma ripeto, bastasse solo quello per arrivare in Serie A magari. Ci sono squadre che hanno speso 40-50 milioni e sono rimaste in Serie B o non hanno fatto nemmeno i playoff. Il Bari è una delle eccellenze dello sport pugliese, ma ce ne sono tante altre e oggi sono state premiate dalla Regione Puglia. 26 associazioni sportive, 101 atleti, sono le eccellenze sportive pugliesi, protagoniste dello sport nazionale e internazionale, che si sono distinte con vittorie e podi. La Regione Puglia li ha premiati con il titolo di Eccellenze Sportive 2023, un risultato che è il frutto anche degli investimenti regionali di questi anni in infrastrutture e non solo, a cui adesso segue la candidatura a Regione Europea dello Sport. La Regione Puglia ha dato un impulso molto più forte che in passato a tutto il movimento sportivo regionale. Abbiamo candidato la Puglia a Regione Europea dello Sport per il 2026 ed è per questo che stiamo varando l'ennesimo piano di rafforzamento dell'impiantistica. Dal 2001 l'associazione ACES Europe, una no profit con sede a Bruxelles, consegna il premio European Capital of Sport. La Puglia si è candidata per l'anno 2026, quando la regione ospiterà i Giochi del Mediterraneo. Abbiamo rilanciato di molto le nostre politiche sullo sport, abbiamo in questi anni investito decine di milioni di euro per riqualificare tanti impianti sportivi pubblici e del privato sociale non profit. Abbiamo in tutto lavorato su oltre 400 impianti sportivi che sono stati riqualificati o sono stati creati grazie ad un contributo della Regione Puglia. Abbiamo finanziato tantissimi atleti, premiamo tante eccellenze sportive, tanti atleti, bambini, giovani, adulti e anziani. Lo facciamo presentando uno spicchio importante della nostra regione. Il telegiornale termina qui, appuntamento alla prossima edizione.